tutti amici di YouTube, benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi vi accolgo nella mia nuova location, che no, vabbè, in realtà non sarà questa per tutti i video, però ho un'amaca in soggiorno e è favolosa, io la bramavo da un sacco di tempo e adesso ce l'ho. Comunque, vabbè, a parte la mia amaca super fantastica, oggi video DIY, molto breve, molto facile, perché in realtà in questi giorni sono stata un po' assente perché sono stata sommersa tutto d'un colpo da parecchi ordini, sia sullo shop che trovate sempre sotto nell'info box, ma non solo sullo shop. Non mi sto lamentando, sono contentissima di tutti gli ordini che mi sono arrivati, però io di manine ne ho solo due, quindi tutte le creazioni ovviamente sono fatte a mano e richiedono parecchio tempo. Allora, finita la prima creazione, che è la coperta, una coperta stella, quindi mi hanno ordinato un'altra coperta stella che è già imballata, stirata, lavata, perfetta. E allora mi è venuto in mente che volevo personalizzare anche il pacchetto. Allora, il pacco in sé in realtà non posso personalizzarlo più di tanto, perché io metto la pellicola trasparente in modo che non si rovini durante la spedizione. E allora, una cosa che ho sempre fatto è inserire i biglietti da visita sul retro e attaccare le etichette dei filati utilizzati sull'esterno del pacchetto. E all'interno ho deciso di creare un'etichetta sempre fatta a mano, personalizzata, con scritto grazie per aver scelto il fatto a mano. L'etichetta è il progetto DIY che che vi faccio vedere oggi. È veramente una cosa semplicissima, perché si tratta solo di creare l'etichetta con un cartone e rivestirla con la carta colorata in realtà, e poi si può scrivere sopra quello che si vuole. Io ho scritto appunto grazie per aver scelto il fatto a mano, e dietro ho scritto Uncinetto 105, che è il nome del mio shop, e il mio nome. Quindi è una cosa veramente semplice. Poi l'ho decorata con dei rametti, vedete, ho disegnato dei rametti sopra, sotto e anche sul retro, che adesso non vedete. Comunque, questo è il progetto DIY che andiamo a vedere, che andrete a vedere oggi, che ho deciso di registrare. E fatemi sapere se avete altre idee sul personalizzare le nostre creazioni handmade, se siete creatrici anche voi, e se vi va di andare a spulciare nel negozio, è sempre online, quindi io vi aspetto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Allora, questo è il cartone di uno di quei pacchi di Natale, però vabbè, prendiamo un pezzo di cartone e disegniamo la sagoma che vogliamo realizzare. Quindi in questo caso io ho deciso di realizzare proprio l'etichetta classica, quindi la disegno un po' così, perché tanto poi sicuro non vado a ritagliare così, ma va bene. Prendo le forbici dalla punta arrotondata, perché avevo queste nella scatola, e la ritaglio. Ora prendiamo un foglio di carta colorato, come più vi piace. Potrebbe anche essere la carta da pacco, in realtà, che fa molto, molto fatto a mano. Quindi riprendiamo la nostra forma e ne facciamo due. Quindi ricreiamo due volte la nostra forma. Ok, allora, ritagliate le nostre due sagome, riprendiamo il cartoncino, prendiamo la colla, che può essere o questa classica in stick, oppure la Vinavil, come preferite, quella che volete, insomma, una colla. E andiamo ad attaccare la sagoma di carta a quella di cartone. Ovviamente con la parte disegnata sul
retro, cerchiamo di essere precisi il più possibile, ma comunque ok. E anche dall'altra, perché insomma non è proprio carino, se no. Ok, allora adesso che abbiamo attaccato entrambe le parti di carta, in realtà a me piace l'idea che si vede che è di cartone, quindi vado a rifinire le parti magari laterali. Niente di che, insomma. Ok, adesso bisogna far asciugare la colla e poi scrivere semplicemente la nostra frase di ringraziamento per aver scelto il fatto a mano, perché secondo me è un'idea davvero davvero carina. Questo lo attaccherò appunto alla coperta che arriverà a Venezia, in provincia di Venezia, e appunto ci scriverò il mio ringraziamento per l'aver scelto il fatto a mano, perché è sempre una cosa veramente bellissima. Secondo me i doni fatti a mano sono quelli fatti davvero con il cuore, non solo per, cioè non solo da me, in generale proprio. Le cose fatte a mano sono quelle fatte davvero con il cuore, non è una di quelle cose che vai in un negozio, la compri già fatta. Cioè ci devi lavorare su, devi pensare, devi sceglierla, puoi scegliere il colore, personalizzarla. Quindi secondo me, anche da parte della creatrice in questo caso, un ringraziamento speciale a chi ha scelto il fatto a mano è, tra virgolette, dovuto. Comunque, finiamo la creazione handmade facendo semplicemente, la nostra scritta e un buco, poi, andremo a forare una parte, qua sopra, perché poi io infilerò il filo in modo da attaccarlo alla coperta. Comunque, adesso io vado a forare, scrivere la mia frase e vi metterò sicuramente adesso una foto della mia creazione finita con attaccato l'etichetta sempre handmade. Quindi questa potrebbe essere veramente un'idea carina per tutte le nostre creazioni. Fatemi sapere se vi piace, fatemi sapere, non lo so, se siete de delle creatrici anche voi, magari fatemi vedere qualche vostra creazione, che io sono sempre molto curiosa, quindi lasciatemi sempre tanti commenti sotto. E niente, noi ci vediamo alla prossima. Ciao!